Bentornati sul canale Aprite Questo Blog, io sono il Gonze e oggi sono qua a parlarvi, a fare la recensione di The Unkindness of Raven. La cattiveria dei corvi è la traduzione. They're waiting. They're waiting in the trees. Distribuito da Tetro Video, che ringrazio per avermelo inviato, dal regista scozzese Laurie Brewster, un'opera in qualche maniera collegata col suo precedente film Lord of Tears, che non ho visto, mi aggiornerò. L'edizione in questo caso è molto più semplice rispetto a This, però la cover mi piace molto, il disegno con il corvo che se magna l'occhietto, e poi se vedrete il film scoprirete che la questione dell'occhio è importante. C'è anche un bel commento di Bloody Disgusting, un sito molto importante. Questo è un film feroce e certamente non per squeamish. Che cazzo vuol dire squeamish? Questo vado a vedere. Traslate. Ah, ok. Molto figo. Questo è un film feroce e sicuramente non per schizzinosi. Squeamish. Posso concordare con Bloody Disgusting su questa affermazione. Allora, una fotografia leggermente desaturata, che ho apprezzato moltissimo, e un'ottima regia, inquadrature che denotano un grande gusto estetico, raccontano una storia apparentemente semplice, e questo ve lo dico perché quando lo guarderete dovete tenerne conto, che si rivelerà nelle battute finali più profonda e più di impatto emotivo di quanto possiate immaginare. Tra splendidi paesaggi scozzesi impareremo ad odiare e a temere i maledetti corvi, figure inquietanti e cruciali in questo dramma. Un dramma legato al tema dei traumi post-conflitto, psicopatologie dovute a esperienze in territori di guerra, diciamo. Sarà abbastanza semplice empatizzare con il protagonista, un reduce di guerra, dalla guerra in Afghanistan. Alto, biondo, con un viso candido, da un po' da cane bastonato. Il film sarà un viaggio nella psiche distorta e distrutta del protagonista, che materializzerà i suoi incubi e le sue ombre e dovrà affrontarle materialmente, almeno così sembra, sotto forma di cavalieri saprofagi dal look intrigante, devo dire, e che citano il re degli incubi, Freddy Krueger. Le citazioni non finiscono qua, dalla cavalcata delle valchirie di Apocalypse Now al pifferaio magico o a sanguinolente scritte sui muri che richiamano il grandissimo Hellraiser e ci ricordano che stiamo intraprendendo un viaggio inesorabile all'inferno. Unkindness of Raven mette in scena un delirio di follia che potrebbe risultare già visto e fine a se stesso, ma Laurie Brewster, il regista, orchestra e struttura la pellicola in maniera da invogliare lo spettatore a proseguire e scoprire da dove nasce tutto questo orrore, da dove nasce l'incubo. La pellicola vuole essere una sorta di testimonianza di come la guerra distrugge l'anima dell'uomo rendendolo una carcassa, marcia e vuota, preda dei corvi. Per l'appunto, il compito dei corvi è distruggere il corpo, praticamente l'unica parte rimasta, perché l'anima è morta sul campo di battaglia. La parte finale del film regala una notevole dose di splatter e di gore e un epilogo emotivamente davvero toccante che ripaga pienamente la curiosità dello spettatore che ha voluto proseguire la visione. È un film che veramente mi ha sorpreso, dove, cosa che capita abbastanza raramente, in un certo momento senti di non essere troppo preso dal film e poi a un certo punto, bam, succede qualcosa che dà un senso a tutto quello che hai visto fino a quel momento. Mi è piaciuto molto, è un film indipendente, ragazzi, sono tutti film indipendenti, ultra di nicchia. Tetro Video questo fa, porta film estremamente indipendenti, estremamente estremi, in distribuzione, è sottotitolato, molto bello, ve lo consiglio. E questo è tutto per quanto riguarda The Unkindness of Raven. Devo dire che ho ricevuto 4 film da Tetro Video e sono stati tutti e 4 film che meritavano e che sono valsi la visione. Comunque 4 film e 4 film che mi sono piaciuti, quindi per ora Tetro Video non sbaglia un colpo, secondo me. Questo è tutto per la recensione di The Unkindness of Raven, la cattiveria dei corvi. Odierete i corvi in un modo incredibile dopo questo film. Non che siano simpatici, già,
di default. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e lasciate un commento se avete visto il film, se avete intenzione di vederlo. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto. Ci vediamo al prossimo video.